Ventottimo, il ventottesimo, anche ottimo, ventottimo. Il ventottimo caso del Mumon Khan, se la memoria non mi inganna sui numeri. Dice: Se incontri un uomo del Tao, un uomo della via, come lo saluterai? Può sembrare un po' criptico questo Koan, perché questa domanda: se incontri un uomo della via, come lo saluterai? Possiamo dare delle interpretazioni dottrinali, come molti danno. A uomo, uomo inteso essere naturalmente, nella via non è uomo-donna, non è una discriminante, e questa parola via, Tao, Tao, realizzazione, satori, e analizzare che cosa è il satori, che cos'è l'illuminazione che è un essere illuminato. Ma il significato profondo relato all'esperienza diretta del Kohan è se incontri la vita, cosa fai? Questo è il vero cuore del Kohan. che sia un uomo realizzato e illuminato, per quanto interessante sia, conoscere i segni come i trenta e più segni del Buddha, come si riconosce. È molto interessante, ma poco serve al nostro cammino. Se incontri la via che è la vita, altro non è. Come ti comporti? Questo periodo, questo Koan, è più vivo che mai. Sotto questo cielo, in questo periodo, stiamo incontrando la via in modo differente. La nostra vita ci viene incontro, noi siamo in casa tra quattro mura e fuori accade il destino della nostra vita. Posso uscire, non posso uscire, posso bere un bicchiere d'acqua, tre bicchieri d'acqua, posso andare a comprare il pane. O non posso, posso lavorare o lavoro da casa, ma a noi spetta l'azione a tutto questo, la risposta a tutto questo. Come rispondiamo? Non cerchiamo formule facili, non cerchiamo quegli elementi validi, bellissimi, affascinanti come la compassione, l'amore, l'equanimità e tutti gli insegnamenti del buddismo. Quelli sono vie etiche e morali che dobbiamo sicuramente risvegliare in noi. Ma se facciamo un passo indietro, lo Zen ti chiede: Se incontri la vita, come rispondi? Il primo che dice con un sorriso, vedo già il maestro Joshua o il maestro Gutei che affonda il suo bastone sulla tua testa. Il primo che dice bisogna amare tutti, sicuramente verrà cacciato dalla sala del Dharma. Il primo che nobile che nomina la compassione che nomina i quattro brahma viara le quattro dimore della saggezza gli verrà tolto il cuscino è impedito di inquinare l'aria col suo respiro nella sala di pratica se cercate nella pratica dello zen un atto consolatorio a un uomo della via che cammina sul crinale di una montagna appoggiandosi con un bastone per sostenersi, gli toglierò anche quel bastone. Quel bastone sono tutte le nostre risposte facili: sono quando. Devo elaborare un lutto, un dolore, una sofferenza e trovo qualcosa che distragga la mia mente anziché passare attraverso l'elaborazione, il cammino per uscire dal tunnel. Quando Parliamo di compassione, di amore, di equanimità, di gioia simpatetica. Come risposta alla vita, stiamo fuggendo e non elaborando la nostra vita. Questo comportamento dovrebbe già essere innato in noi o svilupparlo sicuramente, ma non è la risposta alla vita. Quando incontri la vita, come risponderai?